Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di NoTrip e bentornati in un nuovo episodio di Formula 1 Manager 2022. Allora, siamo qui in prossimità del Gran Premio di Miami. Sì. Quindi, andiamo a vedere un po' come... almeno gli obiettivi delle prestazionali. Allora, dicevo una cosa. Questo, ragazzi, sarà l'ultimo video che vedremo di... tipo prove libere e qualifiche. Poi stavo pensando di farmele per conto mio e farvi vedere solo la gara, perché... fatto vedere all'inizio, poi dopo con qualche taglietto, poi sempre più tagli. Poi alla fine siamo arrivati al punto da fare vedere solo assetto e giro lanciato, quindi Q1, Q2, Q3. Quindi molto probabilmente facciamo che... magari le qualifiche me le vado a fare per conto mio, compreso le prove libere, e poi noi ci vediamo solo la gara. Con qualche magari situazione di gestione qua e là. Andiamo a vedere. Allora, slot di garanzia 12esimo, va bene. Raggiungi le Q2. No, ma io ti dico, guarda che mi qualifico anche più avanti. Decimo. E conferma. Raggiungo le Q2. Azzardiamo nono. No. Non credo con tutti e due i piloti, quindi andiamo a vedere. Giro più veloce. Posizione finale. Guarda, sicuramente posizione finale è più alta qua, eh. Nono. Proviamo. Ok. Queste non possiamo modificarle. Ancora no. Poi ci penseremo. Andiamo a vedere, raga. Allora, posto. Vai. Andiamo al weekend. Allora. Come detto, per questo episodio adesso assetto il... siamo nello stato del... vado a farmelo io, lo taglio. Noi ci vediamo praticamente le qualifiche e niente, insomma. Allora, vediamo un po' che Gasly qua. Poi qua assetto auto, vabbè, ma per adesso va bene così. Piano di run glielo mettiamo un attimo. Fai 18. Tu piano di run aumenti un attimo. Fai 18. E poi andiamo a vedere, raga. Vado a farmi ste prove e noi ci vediamo tra poco. Sì. Ok, raga, la sessione delle prime prove libere è finita. Adesso faccio vedere cosa ho fatto. Sono riuscito ad arrivare fino a un 73%. Sto ancora facendo il resto. E... con lui... aspetta. Il 54. Vabbè. Faccio anche la seconda sessione di prove. E ci vediamo dopo, raga. Finite le prove libere 2 e 3. Ok, raga, scusatemi qua. Sono riuscito a fare un altro passo avanti. Siamo arrivati al 94%. Mi accontento di così. Ho pronto a spostare solo questo. E comunque è già ottimo. Quindi li faccio girare 2-3 giri. E poi li mando in box e li faccio star fermi. Perché mi accontento. Tanto sopra il 90, ragazzi, non guadagnano più niente, quindi inutile che stiano fuori. Solo per far saldire un po' il tracciato, magari con lui e basta, capito? Ci vediamo, sì, dalle qualifiche. Signori, prove libere finite. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Adesso proviamo a gestire le qualifiche. Ma soprattutto... no, sì, gestiamo le qualifiche. E vorrei andare a vedere nei... ah, vabbè. Allora, ritorno in pista. Vorrei andare a vedere un cazzo, perché già fatto. Devo vederlo prima. Ok, allora mettiamo le soft. Diciamo che il piano di run è un giro, sì. E vabbè, per adesso, ragazzi, lascio così e poi vediamo come vanno. E dai. Vediamo come vanno di un giro lanciato, ragazzi. Meteo. Devo vedere sto meteo. Niente, il meteo potrebbe anche andare in realtà. Ok, togliamo via il meteo. Una visuale normale.
Vedere quanto fanno. Allora. Vai. Provaci, provaci. Dai così un po' di quella roba lì. Vai Gasly. Gasly adesso ha fatto 1.32. Leclerc 1.29. Va bene. Intanto riconfiguriamo. Proviamo a rimandarli in pista il giro dopo. Allora. Li farei uscire quando escono tutti gli altri. Così non si dovrebbero ostacolare a vicenda perché sono tutti lanciati. E se ci becchiamo anche un po' di scia non sarebbe male. Oh, vediamo. Allora, Gasly ha fatto quarto. E va bene. Mentre... Dov'è Pugier? Eccolo qua? No, no. Ah, ok. Non male, non male. Speriamo rimanga lì. Siamo così adesso. Torna in pista. Torna in pista. E andiamo a vedere che cavolo fanno. Se migliorano oppure no. È così? Dobbiamo fare rifornimento il più presto? No, ignora per adesso, eh. Spero che gli basti la benza. Un giro deve fare, mica deve fare chissà che. Ok. Allora, Gasly quinto. Pugher no, no, non è male, dai. Ho le altre. Però una cosa che volevo vedere io adesso era i componenti dell'auto. Che... no, stanno messi abbastanza bene. Perché il motore... Ah, cazzo, abbiamo usato quello nuovo anche per le... Però, vabbè, sti cazzi, tanto quello lo scasseremo. RS, va bene. Vabbè, raga. Il cambio, potevamo fare qualcosa di meglio? Sì, potevamo mettere l'altro. Vabbè, comunque, adesso ci teniamo questi. Allora, anche con lui abbiamo usato i componenti nuovi. Perché stiamo andando abbastanza bene. Allora, se il motore abbiamo usato quello nuovo... E vabbè. Prima o poi bisognerà comunque usarlo, eh. Non è che... Scatola del cambio va bene. Mi sono dimenticato di cambiarli. Comunque non è un grosso problema perché... Sicuramente qualche sessione di prove libere anche con quel motore lì le facevamo comunque. Una volta si scassava l'altro, dovevamo per forza utilizzare anche questo. E abbiamo un altro di scorta, quindi non c'è problema. Allora, gestisci le qualifiche 2 e proviamo ad andare a vedere le qualifiche 2. Ce le vediamo ovviamente sempre insieme queste qualifiche. No, non configuro niente, fammi vedere solo gli pneumatici. Ne abbiamo due treni, va bene, dai, a posto. Andiamo a vedere quanto fanno qui, ma penso che i tempi non miglioreranno mai. Quelli sono, quelli rimangono. Quindi dovremmo riuscire ad andare in Q3 con tutti i piloti. Vediamo. Ok. Vediamo cosa fanno gli altri. Per adesso stanno andando bene, però no, Sainz e Leclerc... Attenzione, Gasly ha fatto un migliore tempo. Attenzione! Il Gasly ha fatto il miglior tempo al... Ah no, ok, Verstappen ci ha inculato. Però cazzo, secondo, fossero le Q3, Cristo, saremmo partiti secondi. Mamma mia, tanta roba, eh. No, mi tengo l'altro treno per dopo. Anche tu, riconfiguriamo. Quanto ha fatto lui? Lui ha... Vabbè, tanto non cambia un cazzo. Tieni ste gomme, tanto gliele dai indietro. Allora. Pugher... Ah, quinto. Quindi io lo farei uscire adesso, lui. Andiamo a vedere. Se riesce a fare qualcosa di meglio. Non essendoci tanto traffico. Vediamo, tutta la pista libera. Ignora, tu ritorni in pista, non so se ce la farei a finire. Provaci. Vediamo se Gasly passa dalla linea del traguardo prima, sì. Ok, Pugher sempre quinto, però bisogna vedere cosa fanno gli altri. Gasly deve finire il suo giro lanciato, quindi lo finirà per ultimo. Va bene. L'ho fatto uscire proprio al limite pelo pelo, per vedere se cambia qualcosa, no? Avendo
Anche lui pista libera, proprio gommata. Vediamo se riesce a fare qualcosa di meglio, perché qua adesso l'aderenza è alta. E come stanno messe bene, vediamo. Tanto ci vediamo il suo giro. Deve rosicchiare qualcosa, vediamo un po' cosa ha fatto fino adesso. Niente, sta girando più o meno come prima, quindi non si sta migliorando. Ok. Intanto Leclerc, Perez e Sainz hanno sverniciato. Mamma mia, guarda qua, più 0,66, più 0,06. Guarda che tempi che sta a fa. Dai, fammi un fucsia qua, all'ultimo settore. Perde almeno, riusciamo a superare Perez? Ignora. Andiamo, 27, 28, 29, assolutamente no. Abbiamo fatto addirittura peggio. Bene. Perfetto, ma che cazzo vuol dire assetto non valido, scusa? Vabbè, comunque non c'è problema. Siamo tutte e due in a pelo, in Q3, quindi ok. Va benissimo, andiamo a farci anche le Q3. Allora, per le Q3... Ma sapete che io provo a rischiare a fare un giro a gomme intonse alla fine? Io ci proverei, raga. Facciamo ste prove. Facciamo un giro singolo con gomme performantissime, però alla fine, proprio qua. Radio check, ok. Radio check, ok. Con tutti e due i piloti. Proviamoci. Andiamo un po' avanti. Allora, io direi che appena parte Verstappen partiamo anche noi. E vediamo, ok, Verstappen è fermo. Adesso appena parte Verstappen, e così Verstappen mi sa che parte adesso, vero? Sono in pista. Sono in pista anche tu? Ma vediamo, dai Gasly, fammi vedere cosa sai fare. Attenzione, perché Gasly c'è, sì. Ok, non ho ancora fatto niente, però adesso andremo a vedere. Gasly e Pucchier non hanno nessun tempo, però vediamo. Gasly quinto. Okay, attenzione, Pucchier no, però adesso bisogna vedere se... Vabbè, comunque peggio di così non può fare. Quindi Gasly per forza quinto. Perché gli altri, anche se arrivano prima o dopo, non cambia niente. Già hanno fatto il tempo... Vabbè. Già il giro l'hanno fatto, quindi stanno a posto. Possono solo migliorare, sì, basta. Perfetto. Vabbè, dai, quinti. Quinti non è male. È il momento di darsi battaglia. Vediamo. Il giorno della gara. L'Alfa Tauri ha fatto un buon lavoro durante le qualifiche. Vedremo se riusciranno a mantenere lo stesso slancio anche in gara. Prestazione di buon livello nelle qualifiche per la Mercedes. E ora ha la possibilità di mirare a un buon piazzamento in gara. La gara di oggi si terrà sotto un cielo azzurro. Le squadre potranno quindi mettere in atto le loro strategie senza temere complicazioni esterne. Qui a Miami i piloti si sfideranno lungo 57 giri. Che vinca il migliore! Ok, ci proviamo. E il migliore sarà sicuramente Leclerc. Perez, sicuramente. Quindi non siamo sicuramente noi. Allora, io vado a fare continua. E vado a farmi la strategia già per la prossima volta, raga. Allora, che cazzo di strategia sto facendo? Aspetta. Non dovrebbe piovere, in realtà. Non ho messo pioggia? Non ci ho mica guardato. Cazzo. Vabbè. Allora, strategia. Vediamo un po'. No. Proviamo con questa, in caso di safety, potrebbe arrivare una safety car in qualsiasi momento, quindi io tengo con lui la strategia A, medie dure. Sì, potrei decisamente fare così. Magari mi fermo prima. Con lui invece tengo la strategia
Darei la strategia... forse l'inversa, però all'inizio non mi serve tanta velocità, le soft... Cioè sì, per fare i sorpassi, però partiamo con... Ecco, lui gli faccio fare la doppia sosta, quindi strategia... Cioè tre soste gli faccio fare. No, che cazzo dico? Tre stint, due soste, praticamente gli faccio montare le medie, poi le hard, poi uno sprint finale, provando il giro veloce con le soft. Ci provo, raga, vediamo cosa salta fuori. E... Ok, mesco le medie, opzioni pilota, io gli faccio partire ovviamente sempre a cannone all'inizio, perché devono spingere di brutto, se vogliono farmi qualche sorpasso devono cercare di farmelo, e sì, cercare di guadagnare più posizioni possibile alla partenza, non sarà facile, però lo vedremo domani ragazzi al Gran Premio di Miami, voi ricordatevi di lasciare like, commenti e seguitemi domani qua, sempre su questo canale, con Formula 1 Manager 2022, domani ci vediamo alla gara. E come detto, magari faccio e sarà l'ultimo video di pre-qualifiche, prove libere, eccetera. E ci vediamo solo alla gara, che è un po' dove ci fomentiamo un po' di più, insomma. Quindi, grazie a tutti per essere stati con me. Ci vediamo alla prossima. Like, commenti, condivisioni, Telegram, Discord, quello che volete. E qua sotto ci sono tutti i link. Quindi, state a posto. Noi ci vediamo domani. Ciao, ragazzi.